Ciao ragazze, ciao bellezze. Ho l'impressione che il mio uomo ha gli occhi solo per le altre donne e magari anche più giovani di me, e la mia autostima finisce sotto i piedi. Cosa posso fare? Allora, in uno dei precedenti video ho già spiegato che noi donne abbiamo un piccolo difetto, ma proprio piccolo piccolo. Facciamo il paragone con le altre donne. Sempre in continuazione, la maggior parte, non tutte, ma la maggior parte siamo fatti così, ma anche io amo le donne, io ammiro le donne, osservo, guardo quelle belle, non sono lesbica, però amo guardare le altre e faccio anche il paragone, ma sono in vantaggio per più motivi, vi dico dopo perché. Allora, che cosa puoi fare quando il tuo uomo guarda le altre e sbava, le ammira, e tu vedi, sta proprio vicino a te e lui li segue anche con lo sguardo, magari fa quei sorrisini, la faccia da pesce lesso, e tu sei accanto e ti dà fastidio, anzi lo prenderesti a schiaffi in quel momento. Mi è successo anche a me con Piero. Nonostante avessimo un grande amore, una buona complicità, una famiglia che andava bene, amore sano e di tutto e di più, lui guardava le altre e mi veniva voglia di dargli uno schiaffo, non vi dico. Ecco, in quei momenti non è che stai lì a ragionare a mente fredda e dire, cioè nel mio caso, la PNL dice questa cosa qua, devi contare, oppure devi contare fino a 10, ragionare, poi dopo agire, oppure la psicologia dice questa cosa qua e io devo stare ferma, calma, ragionare, poi dopo dire, parlare. Cioè in quel momento non ci vedi niente, sai, un bicchiere con il vino, con l'acqua in mano, lo sbatti in testa, cioè non vedi più niente e agisci proprio di rabbia, di spontaneità, senza ragionarci troppo. Mi è capitato. Non voglio raccontare cose che meglio poi non le sappiate, ok? Quindi che cosa si può fare in questi casi? Io con Piero mi veniva da dire, ma che cavolo stai facendo? Ma io sono vicino a te, mi manca di rispetto, glielo dicevo anche senza ragionare, lo dicevo così di spontaneamente. E poi dopo, quando tornavo a casa, magari abbiamo anche bisticciato a tavola al ristorante perché stavo guardando le cameriere, si vedeva proprio quella là che gli rispondeva anche lei e gli faceva il filo anche lei, ci stava il gioco, maledetta. Allora, poi quando riflettevo tra me e me, tornavo a casa a mente lucida, fredda, dicevo, ma caspita, non mi manca niente, o questo, questo, quest'altro, tanto lui torna da me, tanto lui è innamorato di me, tanto lui sa quanto valgo, tanto io so quanto valgo, tanto alla fine fa l'amore con me, non con quella, ma che guardi, non ho paura di perderlo, non ho paura che vada con gli altri, perché sono sicura di me, e vi dirò perché. Che cosa puoi fare tu in questo caso affinché lui guardi, perché è normale, è umano che gli uomini guardino le altre donne, è giusto anche da una parte che sia così, vuol dire che è ancora vivo, è ancora prestante, si eccita ancora e ha bisogno di fantasticare anche sulle altre, perché anche tu in fondo segretamente, probabilmente in intimità, fantastichi anche tu con altri uomini in varie situazioni, segretamente, senza dirlo. Allora, questa è una parentesi. Che cosa puoi fare tu affinché lui continui a guardare le altre, perché non puoi mettergli il paraocchi come un cavallo, ma che tu sia sicura di te stessa e questa cosa ti faccia un baffo a te, che passi proprio tanto torna da me, tanto sono sicura di me, tanto so quanto valgo. È proprio quel lavoro che faccio con le ragazze quando faccio il percorso Mi Amo per Amare. Tiro fuori il meglio di queste donne, tiro fuori la loro autostima che magari è andata sotto i piedi, come dice questa ragazza, e li faccio capire quanto valgono, li faccio migliorare la relazione con gli uomini affinché loro si sentano sicure, amate e rispettate in una relazione. Allora, fondamentalmente puoi fare e devi fare tre cose. Uno, devi curare il tuo aspetto estetico, perché quando sei bella, curata e ti senti bella, allora la tua autostima è alta, non c'è
un'altra che sia più bella di te, perché ti senti bene con te stessa, ti senti figa in quel giorno, quindi hai un buon livello di autostima, perché quando sei sciatta, ovvio che le altre saranno tutte più belle, più giovani, più brave, più di te. Invece, quando il tuo aspetto è curato, ti senti bella, è un'altra cosa. Questa è una cosa, la teoria la sappiamo tutte, ma funziona, è quella cosa lì che funziona. La seconda cosa è lavorare sulla tua psiche e farti, darti delle risposte ad alcune domande davvero molto importanti. E ripescare quell'autostima di te. Quell'autostima che dura per tutta la vita, perché la bellezza, il trucco, un bel vestito, le belle scarpe, i capelli messi a posto, ti fa durare l'autostima alta per un giorno. Poi dopo devi fare un lavoro su te stessa che ti dico adesso. È quell'autostima che dura negli anni, per tutta la vita. Di che cosa sei fiera e orgogliosa di te? Per quello che hai avuto già fino ad ora, che cosa hai già ottenuto grazie alla tua bravura, alla tua insistenza, alla tua costanza, alle tue capacità che hai, di che cosa sei orgogliosa di te? Ti faccio un esempio mio personale. Sono orgogliosa di me e non c'è un'altra donna al mondo che sia meglio di me. Perché? Per vari motivi. Uno, perché sono riuscita a tenere in piedi, a lavorare, a essere la padrona di un'azienda in Italia per ben 6 anni con i dipendenti e pagando le tasse, facendo un buon lavoro comunque. Ecco, ci sono riuscita, che non è facile per uno straniero in Italia, ok? Di questa cosa io ne vado fiera di me, ce l'ho fatta. Un'altra cosa che sono orgogliosa di me, che ho fatto bene, è il mio primo figlio. L'ho cresciuto, l'ho educato, adesso è grande, è indipendente, ha studiato, adesso lavora ed è indipendente da solo. Una cosa fatta bene, sono orgogliosa di me. Un'altra cosa che sono orgogliosa di me, di quello che ho portato a termine, a capo, e sto ancora migliorando, è il mio lavoro. Sono riuscita a creare dalla mia passione un lavoro che mi rende e mi tiene indipendente adesso. Quel lavoro che ero orgogliosa di me anche davanti a Piero. Sono orgogliosa di me anche davanti a voi donne, quelle che mi guardano, che mi ascoltano. Questa cosa qua mi dà una carica di autostima enorme. E non c'è un'altra donna al mondo, che sia un direttore di banca, donna, che sia un avvocato, che sia un commercialista, che sia il presidente della Camera Parlamento nazionale. Non c'è. Io sono brava in questo e sono orgogliosa di me. Magari le altre che hanno un posto di lavoro più buono, più grande, ma che buono, più grande, più alto, non lo so, più importante, mettetela come volete. Non è così brava in quello che sono brava io nel mio lavoro. Quindi sono orgogliosa di me e non c'è un'altra come me. Un altro motivo per cui sono orgogliosa di me, un altro motivo perché ho scritto 2 libri, un altro motivo perché ho fatto 2 maratone in tempi spettacolari, che ci vuole costanza e tanto impegno, insomma, ci sono una lista di motivi per cui sono orgogliosa. Tu, perché cosa sei orgogliosa di te? Che cosa hai imparato a fare bene durante la tua vita? E puoi anche insegnarlo agli altri. Non dire che non sei brava di fare niente e non sai che cosa. Tira fuori qualche qualità tua di cui tu sei orgogliosa. Sai farla bene, certo puoi migliorare, ma di cui sei orgogliosa e volendo puoi anche insegnarle anche agli altri. Ecco, questi 2 aspetti molto importanti, l'aspetto estetico, trucco, il vestito, insomma. Fatti figa affinché tu ti senta bene con te stessa. Oggi sono bella, oggi non c'è un'altra donna più bella di me. Insomma, sto esagerando, ma per farvi capire il concetto. Un'altra cosa, le qualità che tu possiedi, obiettivi che hai già raggiunto e sei orgogliosa di te. Queste cose qua durano per sempre nella vita. E quando sei con il tuo uomo e lui guarda gli altri, che sia più giovane, che sia più bella, chiediti, ma quella donna ha queste qualità che ho io? Lei è diversa, siamo diverse. Anche se quella ragazza che lui guarda e sbava e desidera probabilmente, sei giovane,
La sua gioventù durerà per poco e lei dovrà ancora mangiare tanta polenta per arrivare a quello che so fare io, alla mia bravura. Cioè, lei deve ancora ciucciare la teta della mamma. Non so, ci sono questi detti un po' strani, un po' dal mio paese, per farvi capire che quella ragazza, anche se è più giovane, magari deve ancora imparare delle lezioni nella vita, deve farsi le sue esperienze per arrivare ai tuoi livelli. Capisci cosa voglio dirti? Aiutarti a tirare fuori il meglio di te, che nessuno te lo può portare via. Sei meglio, diversa, unica dalle altre donne, che siano più giovani, più magre, più belle, più capaci, non lo so. Sei unica, diversa e la migliore in quello che tu sai fare. E la tua bellezza estetica, fisica, è diversa dalle altre. Sei bella così come sei. Il terzo elemento che devi fare e puoi fare, ovviamente non è che sei perfetta in tutto per tutto, ovviamente sei sempre in crescita, in miglioramento, finché sei viva impari, impari, impari. Quindi se hai delle mancanze nelle tue capacità, in quello che vuoi fare nella tua vita, arrivare da qualche parte, ottenere qualcos'altro, migliorare in qualcos'altro, allora metti in pratica e migliora. Se hai delle mancanze, pian pianino, passo dopo passo, vai avanti e ottieni quello in cui vuoi migliorare. Quindi sei già brava, bella, ma sicuramente hai qualcosa ancora da migliorare. Ecco, procedi passo dopo passo, giorno dopo giorno, anno dopo anno, affinché tu raggiungi un altro livello di buona autostima, un altro obiettivo raggiunto per cui tu sei orgogliosa di te. E non ci sarà un'altra più giovane, più bella, meglio di te, perché già ti senti a posto, già ti senti sicura e che guardi le altre. E se poi anche guarderà gli altri, gli piacerà e se ne andrà con un'altra, ma che vada, perché tu sei già brava e se non fai, non sei buona, adatta per lui, lo sarai per il prossimo, perché sai già di cosa, quanto vali e sai già che sei nel cammino per migliorare ancora e andrai bene per il prossimo. Lascialo andare questo qua che guarda, probabilmente o non è ancora innamorato, non è completamente innamorato, non siete fatti uno per l'altro. Va benissimo, lascialo andare e per il prossimo sarai la migliore, quella che lui guarderà solo te, ogni tanto guarderà anche gli altri, ma tornerà sempre da te, perché tu sei quella che ami, tu sei la più bella, tu sei quella che vale di più. Ok ragazzi, ricapitolando, tre cose devi fare: metterti in tiro, sentirti bella e non sciatta, perché avrai l'autostima bassa, invece bella ti aumenta l'autostima. Ripesca, tieniti ben presente nella tua mente che cosa hai ottenuto nella tua vita, di che cosa sei brava a fare, che cosa puoi insegnare agli altri, in quella sei proprio un'esperta. E se hai delle mancanze, delle lacune che devi ancora migliorare, mettiti in riga e passo dopo passo ottieni quello che vuoi ancora migliorare, ancora avere, ancora ottenere. Ok, queste cose, la bellezza va, l'aspetto estetica, estetico, il trucco, i vestiti durano per un giorno, ma quello che vale è quello che ottieni ancora, sei sulla strada per ottenere, nessuno te lo toglie. Ecco perché Pirino guardava, ma poi tornava da me, perché sapevo cosa valgo, perché sapeva cosa ho ottenuto e sapeva qual è il mio obiettivo e ci sto andando, ci sto arrivando. Questo non ha prezzo, questo nessuno me lo toglie, lui voleva me. Ok ragazze, se ancora avete voglia di tirare fuori il meglio di voi dal punto di vista umano, dal punto di vista professionale, dal punto di vista relazionale, migliorare la vostra autostima e sapere come muovermi, come gestire una relazione, clicca sul link che io sarò per te, saprò benissimo come guidarti, farti arrivare a quell'obiettivo che tu ancora desideri, è ancora lì nel cassetto, ma vuoi avere e viverlo appieno. Ok? Vi bacio, un saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!